Uno spettacolo unico che sta richiamando anche tanti curiosi. Ecco come si presenta in queste ore il fiume Serchio a Borgamozzano, grazie alle operazioni di svuotamento della diga compiute in accordo con gli enti locali da Enel Green Power. Lo svaso è stato deciso nei mesi scorsi per effettuare interventi di controllo e manutenzione. Il primo obiettivo era di fare dei piccoli interventi di manutenzione alle opere di comando delle paratoie. Secondo obiettivo, di provare a lago vuoto tutte le manovre. E il terzo obiettivo prefissato era di fare l'ispezione alle opere murarie che normalmente stanno sott'acqua, della diga di Vinchiana, quindi di monte, della diga di Borgamozzano e della galleria di 7 km che congiunge Borgamozzano con la centrale di Vinchiana. Nell'occasione, su richiesta degli enti locali, Enel Green Power ha provveduto anche all'asportazione di tronchi e ramaglie che le recenti piene avevano portato contro le pile del Ponte del Diavolo. Lo svaso ha messo in luce anche un'altra problematica che potrà essere affrontata in futuro, la sedimentazione di ghiaia e detriti che sicuramente limitano la portata del Serchio in una zona particolarmente sensibile alle esondazioni. Noi in questa occasione, con una ditta incaricata e con un drone, hanno fatto il rilievo dello stato attuale del bacino. Poi questi dati verranno forniti alla provincia e poi sarà la provincia che deciderà in merito. Ecco.